Buonasera a tutti. Aspettiamo qualche minuto, oggi doppia diretta con Federica. Oggi abbiamo una doppia possibilità. Siamo presenti sia su Instagram che su Facebook. Allora, oggi 33esima puntata della rubrica Ti racconto una storia. Ce l'ho fatta, Federica! Sì, sì. La persona che oggi qui protagonista l'ho rincorsa per un po' di mesi per averla. Eh sì, quasi un anno. Io penso quasi un anno, sì. Continuo a dirle. Beh, ma io stavo aspettando di non dover utilizzare la mascherina per questa intervista. Bravissima. Volevo perché mostrarmi proprio così. Dobbiamo farvi delle differenze. Giusto, sì, Federica? Giusto. Se no, altrimenti eravamo coperte, invece noi vogliamo essere ben visibili. Giusto. Allora, guardate che bella piccante l'intervista di oggi, la vedete che è? Allora, protagonista di oggi, abbiamo detto che la protagonista di oggi è Federica, quindi la ringraziamo per questa partecipazione. Grazie. Perché oggi è qui Federica? Allora, io quando introduco le mie storie faccio sempre un preambolo. Allora, io ho conosciuto Federica già un po' di tempo fa. Io e lei ci siamo conosciuti e lei la compagna, la moglie adesso. Ora moglie, 3 mesi che sono sposata. Lei è la moglie di Carlo. Vi ricordate quando tempo fa avevamo la foto dei due sposini? Eccola qui, la protagonista. Esatto. Abbiamo avuto prima il protagonista della sfida e adesso la protagonista. Perché la prima ad aver conosciuto, ha iniziato il percorso e che io ho conosciuto, è stata lei. Sì, è vero. Infatti lui, strano che mi abbia battuto sul tempo nel fare l'intervista. Quasi mi ha convinto. Esattamente, quindi tra i due quando l'ho proposta lui mi ha detto sì, dopodiché gli ho detto ascolta, ora non ora? Mi puoi dire no. E quindi adesso c'è anche Federica. Quindi praticamente noi oggi raccontiamo quello che è il percorso che è stato, che ha avuto come protagonista Federica. Dicevo, tra due è stata quella che ha avuto l'input, è quella che dice no, adesso parto da qui. E spesso Federica è quella che dà l'input nel gruppo. Sì. Giusto? Il gruppo in generale. Quindi io la vedo come una persona molto dinamica, Federica, che si è messa in gioco già da subito. Esatto. Ho iniziato subito con la mia, con il mio piano alimentare, molto entusiasta, non ho fatto rinuncia. Allora, partiamo dall'inizio prima dire. Io quindi raccontando quello che è la mia percezione di dire una persona che si subito non si è posto un meamma per e uscire e dice ok, lo faccio. Giusto. E il suo corpo anche subito gli ha dato dei bei riscontri. Molto positivi. Ora chiediamo, torniamo un secondo indietro, il motivo per il quale io e te ci siamo conosciuti, Federica, qual era? Allora, avevo preso 6 kg in 3 mesi. Non sono mai stata magrissima, però questi 6 kg mi pesavano, soprattutto sul muore, tantissimo sul muore. Non mi stava più nulla, non mi vedevo più in forma, sentivo che il mio fiato era diverso e quindi nulla, dovevo cambiare la mia situazione. E ho trovato la nutrizionista Magri e fin da subito mi ha dato l'entusiasmo giusto per iniziare e infatti nei primi 6 mesi avevo praticamente raggiunto il mio obiettivo. Super felice, super soddisfatta, ho deciso di continuare perché sono una persona che si lascia un po' andare quando non è quasi controllata, diciamo, però comunque riesco sempre a mantenere. Allora, fermiamoci un secondo. Quando tu hai conosciuto me, qual era, prima di conoscere me, il dubbio? Perché tu mi avevi conosciuto perché ti avevano parlato di me o perché mi hai trovato da solo? Sì, in realtà mentre cercavo mi hanno parlato di te. Ok. E quando tu, prima di venire nella mia visita, qual era il dubbio? Qual era la cosa che... Oddio, io non mi rendevo nemmeno conto di sbagliare. Nel senso che quando provavo da sola a crearmi un piano alimentare che mi facesse del bene, in realtà toglievo tutto. Cioè, toglievo tutto quello che in realtà mi avrebbe fatto bene. E prima della mia visita hai detto, mio Dio, vado dalla tua nutrizionista. Qual era la tua percezione? Di dare una svolta. di dare una svolta innanzitutto al mio corpo. E poi anche al modo di vedermi. È cambiata completamente Federica, sì. Ve lo dirò. Sì. Adesso sarà lei a raccontarle. Quindi parto da qui perché vogliamo capire. Quando io gli ho parlato dei dubbi, lei mi ha detto, lei è venuta già che non aveva dubbi. La sua decisione era, io lo faccio. Esatto. Qualsiasi cosa sarebbe successo, cioè qualsiasi cosa avrei dovuto rinunciare, l'avrei fatto per me. Per me, perché probabilmente stava cambiando anche qualcosa in me. Lei non ti vedevi bene, quindi no, c'erano degli aspetti che... Zero. Non mi vedevo più, non mi guardavo più allo specchio. Zero.
Era quella la cosa che più ti ha dato il là, dice adesso faccio questa cosa? Esatto, sì. Volevo proprio rivedermi bella. O bene, comunque. Stare bene con me. Oh, che belle parole. Rivedermi bella. Dopo ci ha preso gusto, Federica. Oh sì, che ci ho preso gusto. Ho riempito l'armadio di vestitini, abitini corti, stretti, aderenti. Non c'è più nulla che non sia qualcosa che evidenzi le mie curve. Io mi ricordo, c'è stato un momento addirittura dove Federica, quello che era prima una magliettina, l'ha trasformata in un vestitino. Esatto. Sì, sì. Però sono diventata molto vanitosa. Quindi soprattutto nel primo periodo, poi ho mollato. Però all'inizio ho visto proprio questo cambiamento e non potevo non mostrarlo. Dovevo mostrarlo. In verità non è mai mollato. Cioè, prima eri orgogliosa di farlo, ma durante tutto l'iter tu hai sempre fatto attenzione. Comunque non è che improvvisamente sei passata dai vestitini a dover mettere di nuovo la tuta. No, affatto. Probabilmente mi sono abituata a essere così. Esattamente. Abituata e non voglio mollare. Esatto, ti sei abituata a questa cosa così tanto che praticamente è naturale per te farlo. Esatto, così. Sì, non esistono più i felponi. E non per andare a dormire. Non per andare a dormire. Quindi, cosa ti ha convinto che questa era la soluzione giusta per te? E quali sono le differenze che noti tra il mio metodo e gli altri metodi? Beh, questo metodo non mi fa rinunciare nulla. Quindi io non solo mi rendo conto di stare bene, di essere bella, tra virgolette, bella. Perché tra virgolette? Nel senso di potermi mostrare per quello che davvero sono, senza dovermi nascondere, eccetera. Ma allo stesso tempo, se io per caso dovessi decidere di mangiarmi una lasagna, so benissimo come comportarmi alla sera. Oppure se la mangio di sera, so benissimo cosa fare a pranzo. Perché oramai, diciamo che ho imparato anche a conoscerlo questo piano alimentare, non lo seguo alla lettera come dovrei, però comunque so bene che non si sbaglia mai, anche quando pensi di aver sbagliato, magari facendo una cena più abbondante sai bene cosa fare il giorno dopo e come recuperare. Quando tu mi dici non lo seguo alla lettera, perché in fondo Federica tu sai come mettere insieme gli alimenti, sì. Non hai più bisogno. Ho imparato a mettere insieme gli alimenti, so dove sbaglio, se salto una colazione so benissimo che ho sbagliato e so che la pagherò per tutta la giornata, perché arrivo alle 6 di sera, nonostante io abbia rinunciato alla colazione, che tu dici vabbè, poi dopo hai mangiato, in realtà io alle 6 di sera trovo di aver fame, cerco l'errore e lo trovo proprio al mattino. Quindi ti rendi conto quando c'è qualcosa che non va? Cioè sei cosciente, sei consapevole. Sì, sono consapevole. E quindi spesso capita che magari per dormire 10 minuti in più rinuncio a mangiare il pane a colazione. Mangio la frutta, mangio tutto quello che devo mangiare, ma la sera se non mangio un carboidrato verso le 6 prima di cena so che sto male. Quindi dico cavolo, forse domattina il pane lo mangio a colazione. Davvero. Quindi abbiamo vinto la tua pigrizia? Sì, vinta quasi del tutto, dai. Quasi del tutto. E allora, oggi ho sfatto un mito. Perché molti dicono l'attività fisica influisce sulla mia perdita di peso. Allora, purtroppo sono una persona estremamente pigra. Combatto con la mia pigrizia e con mio marito. Perché sì, purtroppo sì. Per quanto io dia sempre l'input a fare meglio, in realtà in questo caso, cioè il mio tallone d'Achille, l'attività fisica. All'inizio, presa dall'entusiasmo, ne facevo tantissima, proprio tantissima, quasi tutti i giorni esageravo. Ora saranno 2 anni a questa parte che cioè io e l'attività fisica non andiamo proprio d'accordo. Cerco di farmi convincere, ma non ci riesco. E il tuo peso ha subito delle variazioni? No, perché comunque cioè, probabilmente facessi l'attività fisica avrei dei risultati migliori. Perché me ne rendo conto. Quando ne faccio pochina già ho dei risultati migliori, decisamente migliori. Però non facendola riesco comunque a mantenere il mio peso. E sono 3 anni che... 3 anni, quasi 4, febbraio che sono costante nel mio peso, probabilmente, sicuramente a Natale io esagero e qualche chiletto lo prendo, ma a gennaio appena si torna a lavorare non ne vedo più tracce. Adesso sono reduce dal matrimonio, dal viaggio di nozze in Messico e ho mangiato davvero l'impossibile, mi porto dietro dal Messico un paio di chiletti, però comunque non di più. Insomma, mangiando per 3 settimane solo e esclusivamente formaggi, carne, cose che non avrei dovuto mangiare, colazioni abbondantissime, ne ho presi 2 chiletti. Quindi ti aspettavi di aver preso molto di più? No,
perché ormai so, mi conosco, so bene che anche quando sono in vacanza a un certo punto inizio a sentire proprio l'esigenza di tornare alla mia alimentazione o alle mie abitudini. Quindi comunque a un certo punto, dopo circa 10 giorni, i primi 10 giorni do sempre sfogo a ogni cosa che vorrei mangiare. Dopo 10 giorni inizio a sentire il bisogno di mangiare più leggero, non dico più sano, ma più leggero, e anche delle verdure che mi mancano dopo 10 giorni. Non avrei mai pensato di dirlo, sono sincera. Sono proprio sincera. Che a volte rinuncio magari alle patatine fritte, anche se sono in vacanza, per un piatto di verdura. Qualcuno aggiunge su Facebook: abbiamo qualcosa in comune, la pigrizia, Marilena. Sì. Marilena, anche lei è una protagonista e la protagonista dei racconti precedentemente, e ha raggiunto l'obiettivo anche lei, nonostante la pigrizia. No, io sono pigrissima, ma in qualsiasi cosa, addirittura nel cucinare. Io sono una persona proprio pigrissima. Arriviamo lì. Comunque fa un'attività lavorativa che ti impegna del tempo e dei ritmi in particolare. Sì, lavoro su turni, però non ho mai pensato un giorno che fosse difficile non seguire l'alimentazione, anche se può sembrarlo. In realtà ho imparato, forse a causa della mia pigrizia o grazie alla mia pigrizia, a cucinare tutto molto rapidamente. Ho imparato a fare una frittata in 3 minuti. Davvero. Non possiamo dire non ho tempo, perché comunque tu hai organizzato tutti gli alimenti. Sì, riesco a organizzarmi benissimo. Addirittura con il pane c'è stato un periodo che lo facevamo a casa, lo facevo a fette, lo congelavamo al mattino per la colazione, lo mettevo in friggitrice ad aria 3 minuti. 5, dai, 5, 200. E niente, poi insomma lo mangiavo con la marmellata. Croccante come piace. Ma questo non solo, perché comunque vada, lo riesce a fare. Di solito chi mi dice non riesco a cucinare le verdure perché ci vuole troppo tempo. Beh, ho trovato una strategia da pigra. Ho comprato una vaporiera. Sì. E generalmente la sera, prima di andare a dormire, metto dentro della verdura surgelata e al mattino è cotta. Quindi devo soltanto salarla e metterla nel baracchino. Quindi non a caso io vi porto i successi, ma non solo i successi, ma anche le strategie di chi ha raggiunto l'obiettivo. Perché lei ha fatto della pigrizia la sua arma, così tanto che si è organizzata nella sua pigrizia. Giusto, esattamente così. È diventato praticamente quello che poteva essere un ostacolo, l'hai trasformato nel tuo punto di forza. Sì, i legumi, dottoressa, possiamo dirlo. Cioè, i legumi, quando la dottoressa mi ha detto deve metterli a bagno 12 ore, poi devono cuocere un'ora, io l'ho guardato e ho detto, oddio, non li mangerò mai questi legumi, cioè io non posso sopportare l'idea di dover cuocerli per 24 ore. No. Avete visto com'è bella frizzante? Quindi è così anche nella sua giornata. No, non lo posso accettare. Allora cosa faccio? Sabato compro i legumi al mercato, perché sono buonissimi. Li faccio tutti insieme, congelo le porzioni separate e quando devo mangiare i legumi sono già cotti. Li scongelo, li metto in microonde, li lascio scongelare tutta la notte e il giorno dopo i legumi. E abbiamo ottimizzato il tempo. Esatto. Quindi sì, le 12 ore le impegniamo una volta e buona. Esatto, una volta per un bel po', nel senso magari un pochino alla volta. Sì, esatto. Io lo consiglio spesso, un chilo così, dice quanto ne hai? Ne 8 porzioni, ne 4 porzioni, quello che servono dipende dalla famiglia. Buongiorno anche Concetta, salutiamo anche te. Nel frattempo salutiamo anche Francesca. Graziella dice: cosa sta guardando? Sto guardando un mix tra Instagram e Facebook. Ci siamo evoluti. Per non discriminare nessuno. Cinzia c'è anche presente. Ok, salutiamo tutti. Allora, quali sono stati? Perché noi abbiamo questo percorso, adesso stiamo raccontando che noi manteniamo il peso da anni. Perché la differenza è perché Federica è qui. Perché molto spesso, molte volte si dice tanto prima o poi li riprendi. Cioè, secondo il mio punto di vista, no. Ok. Io sono certa che a Natale sforo sempre, amo mangiare, amo i panettoni, amo i salumi, ma da morire. Quindi io non rinuncio, cioè sono sincera. Però a gennaio, quando torno a fare la mia colazione, a fare tutte le cose fatte bene, non c'è più il panettone in mezzo ai piedi, per capirci, mascarpone. È andato. Sì, quindi in realtà si può mantenere, cioè si può anche mangiare per 10 giorni cose che non andrebbero mangiate. Non seguitela sempre, mi raccomando. Beh, oddio, su di me in realtà no, scherzando, stavo dicendo la costanza, quando c'è, funziona. Perché comunque, guarda Federica, tu non mangi esattamente come prima di venire da me. No, anzi, ecco, una cosa importantissima, la mia famiglia è meridionale, quindi a Natale, insomma, si esagera tanto, però... negli ultimi 2 anni soprattutto, da quando convivo, quindi da quando le due famiglie poi si sono unite, quindi abbiamo unito le due tradizioni, sarebbe stato un
disastro è enorme. E quindi io sono riuscita a condizionare tutti, nonostante non fossero d'accordo, a mangiare pesce a Natale, per la cena di Natale. A Natale, quindi, siamo riusciti a alleggerire un pasto, e poi il giorno dopo però... Cioè, hai fatto mettere le verdure anche? Sì, sì, anche le verdure, però il giorno dopo no. Però già fa, Quindi, perché poi fa... quando dice lei mangio, considerate che lei sì, perché... come dice lei sui video, però in fondo se io penso alla sua alimentazione di prima e quella di oggi, sì, è cambiata radicalmente la mia alimentazione, sì. Io aggiungerei non solo la tua alimentazione, anche il tuo modo di fare la spesa, Federica. Sì, anche il mio modo di vivere in realtà. Anche il mio sorriso è cambiato tantissimo e il mio modo di fare la spesa soprattutto, perché mi sono proprio accorta che vado nei reparti giusti adesso, mettiamola così. Esattamente. E anche quando sbaglio reparto, il giorno dopo non sbaglio più. Quindi non è quello che dicevamo, per questo parlavamo di uno stile di vita quando del mio percorso, perché io, Federica è qui, perché le rappresenta l'evoluzione. Non è che se va a comprare oggi un Kinder, un'azienda, non posso, un'azienda nel caso del cioccolato. Cioccolatosa. A volte lo faccio, sì. A volte lo fa. Non è quello il punto di vista, ma dopodiché sa come gestire il tutto. Esatto. È quello l'effetto principale, non anche è... nello scegliere. Brava. Ho voglia di una cosa dolce, d'accordo, sì, mi accontento, cioè mi voglio soddisfare questa voglia dolce, però so che piuttosto di andare magari a mangiare quella dolcezza che ho detto prima, magari rinuncio a quella dolcezza per prendere qualcos'altro che magari abbia dei cereali dentro. Buonissimo. Anche perché, Federica, quando mangia determinati alimenti che sono, mettiamo così, lo sente la differenza? Sì, la sento. Sì, la sento. Soprattutto quando mangio queste cose molto dolci, mi accorgo che dopo un paio di ore io ho di nuovo una fame, ma proprio un buco nello stomaco che mi fa star male. Cioè, davvero, sento quasi la testa che gira perché magari ho mangiato... Cioè, lo zucchero mi sono accorta mi fa male. Mi fa male perché mi dà la soddisfazione iniziale dopo un'ora. Forse sì, un'ora, forse. Sto male. Ho quindi, bisogno di mangiare altro. La scelta è cambiata in funzione anche del... Ti sei resa conto che alcuni alimenti impattano diversamente, sì, rispetto ad esatto. altri. Se devo scegliere, e non è questa voglia di dolce che capita ogni tanto, posso scegliere altro. E so che anche se magari non è una cosa che dovrei mangiare, ma se mangio dei tarallini e posso rimangiare un dolce, sto meglio. Esatto. Quindi la composizione. Hai capito cosa ti fa stare bene? E dicevamo, ci sono stati dei momenti difficili all'interno del nostro percorso? Sì, e questi momenti difficili avvengono quando finisce l'estate, quindi in questo momento, e non quindi a caso, mi intervisto proprio nel momento difficile. Sì, esatto, non a caso, mi sento molto meteoropatica e questa cosa influisce anche sulla mia alimentazione, perché se in estate indossare l'abitino mi tiene sempre pronta a dover fare bene le cose, eccetera, in inverno quando invece non si indossano più quegli abitini super carini, ma ci sono gli abitini un po' più coprenti, allora io dico no, sono tristissima, devo mangiare qualcosa che mi renda soddisfatta, sbagliando, perché poi sono ancora più tristina, perché poi l'abitino mi fa vedere tutti i rotolini. Quindi viene da me e da sola ritrova la situazione, la soluzione. Sì, esatto, no, non posso vedere questi rotolini nel mio abitino, quindi dobbiamo ritrovare di nuovo l'entusiasmo e ci riusciamo. Ma come vedete, e lei, non solo io di no, Federica, è lei che dice no, ora c'ho un rotolino, aspetta. Due rotolini, oddio dottoressa, dobbiamo fare qualcosa assolutamente ora. Quindi c'è l'allarme che suona al primo impatto, dice sì, vabbè, ci penso dopo. Non l'ha mai detto Federica questa cosa. Non ce la faccio, perché se ci penso dopo, poi non solo dobbiamo lavorare nel modo normale, ma dobbiamo lavorare di più. No. Mi creo sempre degli obiettivi, adesso gli obiettivi sono a Capodanno indossare un abitino dove non ci siano rotolini. Bravissima, quindi ovviamente questo è una cosa che le viene naturale, perché è così, lei è proiettata verso il benessere per alcuni aspetti, così tanto che le viene naturale scegliere il vestitino, le viene naturale andare oltre. E Federica, ti sei mai pesata durante il percorso? Raramente, ed è sbagliato, sbagliatissimo, perché mi fa lavorare in un modo diverso. Allora, se mi peso perché sono soddisfatta, voglio vedere il mio risultato, come scendo dalla bilancia a cena o a merenda, sicuramente mi compro un pezzo di pizza, una briochina, qualcosa che non va mangiato. Se invece sulla mia bilancia vedo un risultato che non va bene, come capita, soprattutto in questo periodo, no, io vado in crisi, allora dico, cavolo, tanto ingrasso lo stesso, allora ne mangio un altro pezzo di pizza. Oppure mangio un'altra brioche, non lo so. E vabbè, tanto il grasso lo stesso, ne mangio due. E da lì?
Lei è un disastro. Poi dopo una settimana non mi peserò più. Basta, non mi peso più. Lei, tutto quando mi dite ho bisogno del peso, lei non si è mai pesata. No. Dopodiché mi peso qui, mi basta. L'unico mi suo unità di misura è quel vestitino che le diceva, che lei ha varie unità di misura, perché quante taglie abbiamo cambiato, Felipe? Tante, posso dirlo. Certo. Allora, sono arrivata dalla dottoressa che portava una 46 e adesso porto una 40. Quindi sono... Un po' elasticizzata. Esattamente. Un po' elasticizzata. Non è solo la 40, è una capacità con 40 che ci permetto, si può permettere di vedere tutte le forme. E da quello che mi raccontava, le fanno anche i complimenti adesso. Sì, oddio, ieri ho ricevuto un complimento al supermercato, non me lo sarei mai aspettato, avevo un abitino, stavo per andare ad una festa, una signora mi ha guardato proprio bene, non so, mi ha guardato avanti, dietro, mi ha squadrato tutta, io mi sono girata e mi fa, cavolo, che belle gambe, tutta rossa ovviamente, come in questo momento. Esatto, quindi non si aspettava, dice, oh mio Dio, cosa mi dirà la signora? Quindi non è solo una bellezza che dice sì, ho perso peso, trasmetti... un benessere. Sì. A una persona che non ti ha mai incontrato prima. Esatto, e mi sono accorta anche di essere stata, positiva anche nei confronti di altre persone che quando mi vedevano dimagrire, cioè magari non mi avevano aiutata psicologicamente, anzi mi scoraggiavano. Infatti quello che volevo chiedere. Ed è successo, soprattutto tra amici che mi dicevano, ma sì, ma stai bene così, ma lascia stare, ma non perché lo facessero... cioè per cattiveria, lo facevano perché vedermi rinunciare a delle cose sembrava brutto. In realtà sono riuscita a portarli verso di me e a frequentare la dottoressa oppure comunque a mangiare meglio. Quindi quelli che, perché ci arriva sempre qualcuno e dice no, ma cosa stai facendo? Dai, ma insomma, una volta mi hanno anche detto che sembravo malata. Esattamente. All'inizio perché insomma... Probabilmente il mio viso si è svuotato molto e quando mi vedevano mi dicevano, cavolo, Fede, ma stai bene, ma sei sicura di non aver qualcosa? Io sono tornata qui così tanto. E io ho detto, dottoressa, ma non è che ho perso troppi chili, no? Mi sembra, mi chiedono se sono malata. E no, in realtà si dovevano solo abituare. Bravissima, si dovevano solo abituare, perché adesso è la stessa cosa, la stessa percezione, ma non te lo dice più nessuno. No, non me lo dice più nessuno. Anzi, adesso si sono abituati al fatto che tu... abbia raggiunto questo video. Esatto, e quando guardiamo foto del passato dove siamo tutti insieme in gruppo, io, cavolo, Fede, ma era una polpetta. Sì, era una polpetta. Ma questa cosa non è la prima a dirla Federica. E io lo spiego sempre molto ai clienti che racconto, quando raggiungi un obiettivo dove, mettiamola così, vai un po' oltre quella che è la percezione degli altri, prima o poi ti arriva. Qualcuno dice, ma come sei magra? Mi sembri malata. Mi guardi, dici, ti scoraggi anche perché dici, cavolo, sto facendo tutto questo lavoro per sembrare, cioè per essere meglio, per stare meglio anche con me stessa, poi mi chiedi se sono un po' triste. Esattamente. Questo è un aspetto importante che io ci tengo a sottolineare, perché su di te non ha fatto la differenza più tanto. In quel momento ti sei lasciato andare, ma dopo ci siamo visti e abbiamo trovato il risvolto per trasformarlo. Su una persona che è un po' più emotiva, questa cosa ha un impatto maggiormente. Tu sei molto emotiva, ma è un'emotività diversa, perché tu avevi le idee chiare. Sì, quando inizio una cosa generalmente ho le idee chiare. Mentre su chi è un po' più indeciso, questa percezione dice, oh mio Dio, sono malata, va in crisi, inizia a guardarsi, dice, oh mio Dio, che cosa c'ho, su bianca, su pallida. Sì, mi sembra, poi ti rendi conto, magari non ci fai caso finché qualcun altro non te lo dice, no? Perché i difetti ce li accorgiamo specialmente quando qualcuno ce lo fa notare. Tu ti vedi bene, perché stai bene, cavolo, ho perso i miei chili, posso indossare quello che voglio. Sempre nel limite, però comunque... E poi ti chiedono se sei malata, allora dici, cavolo, allora mi sa che ho sbagliato qualcosa, mi sa che ero meglio prima. In realtà no, nel senso, forse abbiamo una percezione, diamo un'idea agli altri di noi che può cambiare. Cioè, è fantastico. Brava, ha detto una bella disagezza, abbiamo cambiato la percezione, sulla nostra percezione che gli altri hanno di noi. Sì, infatti prima di dimagrire sembravo quasi, una persona molto insicura. Anche se in realtà non lo sono mai stata, però non so, davo l'idea di essere insicura e fragile. Invece dimagrendo sembro molto più sicura di me stessa e probabilmente lo sono. Io non t'ho mai visto insicura, Federica. Mettiamola così, già dalla prima visita è arrivata con le cose. Io voglio fare questa cosa, mi ha detto Federica. Quindi io dell'insicurezza da Federica. È semplicemente che vedendoti così non esprimevi completamente il tuo carattere. Sì, perché dentro di me non mi vedevo bene, cioè io non mi vedevo bene. Invece adesso che mi vedo anche bene... posso dimostrare allo stesso tempo a me stessa di esserci riuscita.
prima cosa. E quindi questa cosa mi dà proprio una sicurezza diversa. Ma non solo, anche il modo di approcciarti con gli altri dovrebbe essere cambiato. Sì, sì, però non lo vedo granché, nel senso che penso di essere sempre stata comunque così. Però evidentemente può essere successo che è cambiato qualcosa. Bravissima. È cambiato qualcosa e tu lo noti meno, ma gli altri probabilmente se ne sono resi conto. Sì, sì, decisamente sì. Perché è rifiorita, è venuta fuori l'essenza di Federica quest'oggi, in generale in questo percorso. Lei era così. È semplicemente riemersa la vera Federica che esatto, si stava lasciando sì, andare. Sì. Quindi l'avete vista quante frizzante? Così, con le mie, buona parte delle mie clienti, se vedete, sono tutte così belle frizzanti. Sì. Forse ci va per diventare, cioè per tirare fuori una parte di noi. Quindi. Magari se viene fuori quella parte che dice, ma era così. E Federica è così. Quindi non vedevo l'ora di averla qui perché. E ha fatto un percorso importantissimo e lo sta descrivendo benissimo perché io non ho fatto domande, sta venendo lei con la sua essenza. E dica una percezione, una consapevolezza, una maturità in determinati punti di vista che le è venuta naturalmente. Sì. C'è solo la parte emotiva che ogni tanto come è andata sulla parte emotiva, Federica? È un gran disastro la mia parte emotiva. abbiamo dovuto fare qualcosa più volte. I fiori australiani li abbiamo provati? Sì, li abbiamo provati e non posso dire grazie a loro, però sicuramente mi hanno aiutato molto. Ci sono stati dei momenti difficili che in realtà possono sembrare banali, ma per me sono stati molto difficili. Ho tentato di prendere la patente della moto, un sogno da realizzare che non riuscivo a raggiungere, ma non perché non ne fossi capace, cioè sicuramente non perché non ne fossi capace, perché in moto sono stata ovunque ancora prima di fare l'esame, ma questa parte emotiva mi faceva tremare le gambe. Sbagliavo qualcosa. Prima dell'esame non dormivo di notte. Cioè, stavo proprio male. Sono invece riuscita a raggiungere il mio obiettivo. Io aggiungo che è stata più male per la patente che per il matrimonio. Sì, è vero, ma secondo me perché avevo raggiunto anche una maturità diversa. Esattamente. Ero molto agitata. Ho passato un anno di fuoco prima di sposarmi, ma siamo riusciti comunque a mantenere la calma, a realizzare tutto quello che volevamo, abbiamo unito le forze, forse unire anche le forze mi ha aiutato tanto, anche in questo percorso, perché entrambi siamo qua e entrambi... E entrambi avevano la sfida dell'abito del matrimonio. Esatto, soprattutto lui ha fatto un gran successone e io anche... E Federica l'ha affiancato, perché in fondo anche Federica... L'ho affiancato e lui aiutava me, io aiutavo lui. Bravissima. È venuto fuori l'aspetto gruppo. Perché aiuta tantissimo avere accanto a te qualcuno che faccia la stessa cosa che fai tu e riesca a dirti a volte guarda che forse stai sbagliando, perché delle volte non ce ne accorgiamo. E quindi tranquilla, c'era quell'aspetto che diceva, aspetta, abbiamo un obiettivo comune, esatto, andiamo insieme verso questo obiettivo. Sì. Questo è un altro aspetto che io cerco sempre di, una volta che tu palesi quello che è il tuo obiettivo, ti sei creati naturalmente degli accompagnatori in qualsiasi momento. Lei si è creato perché comunque c'era Carlo che faceva con lei in percorso, ma normalmente quando tu sei a dire oggi devo fare questa cosa, che non è oggi inizio la dieta, ma oggi inizio a fare attività fisica. Non è Federica. No, oggi, posso farcela. Oggi inizio a fare attività cioè, fisica. Cioè, magari potrei. Però c'è qualcosa dentro di me che non fa. Prima o poi ce la faremo. Ce la faremo. Come abbiamo fatto con i legumi e col pesce, che proprio. Cioè, la i primi mesi. Esattamente, la prima volta che gli ho proposto i legumi, dopo un po' mi ha guardato e ho detto, ma li devo proprio mangiare. Non possiamo toglierli, anzi, ho chiesto, possiamo toglierli lei? No, no, anzi, li aggiungiamo ancora una volta. Così almeno sono sicura che se ne. Adesso li una volta e non li mangio, magari li hai due, una delle due. Una che me li trattava tutte le volte. Una delle due volte c'erano, perché mi libravano alcuni alimenti. Quindi ci siamo riusciti adesso. Quindi adesso ho superato la sfida. Ma dicevamo, l'aspetto principale, se io dico oggi da domani vado a fare attività fisica e lo dico ai colleghi, al marito, quella persona sarà la prima mia alleata. Perché tornerà a casa a dire, ma com'è possibile? Oggi non hai fatto attività fisica? E tu guardi e dici, ops, l'avevo detto, devo farlo allora. Potrei provare, dai, proviamo a tirare fuori anche questa cosa. Allora, nonostante le avesse capo che diceva, dai, vado a camminare. E io dicevo, no, io non posso, devo stirare. Quando mai?
No! È diventata la perfetta stiratrice addetta alle pulizie. Devo pulire, devo cucinare, ma erano scuse, cioè sono attualmente ancora delle scuse. Mi spiace dirlo in diretta, penso che non vedrà la diretta. Glielo diciamo, ma secondo me lui lo sa. Sì, sì, penso di sì. Penso Ingeri non lo sa. Ok, quindi questo è il racconto che viene fuori. Qual è il risultato di cui sei più fiera, Federica? Sicuramente insomma, aver riempito l'armadio di abiti aderenti. Quando li indosso sono davvero orgogliosa di averlo fatto. Quelli vecchi, che fine hanno fatto? Ho regalato tutto, perché era necessario. Non devo più tornare assolutamente in quegli abiti. Bellissimi, sì, ma non più su di me. Ok. E dal punto di vista, tu avevi fatto degli altri percorsi prima di me? In realtà no, tutti in autonomia. Tutti in autonomia? Non funzionava nulla. Nulla. Okay. Magari funzionava, sì, però non posso mangiare verdure e basta per tutta la vita. Quindi dopo di che... E poi sì, appena torni a mangiare un piatto di pasta vedi subito che non ha funzionato e quindi no, non era l'ideale. Ti aspettavi di avere un percorso a 360 gradi? Assolutamente no, anzi mi aspettavo che avrei potuto decidere un giorno di mollare, perché non mi aspettavo di raggiungere quello che ho raggiunto, non mi aspettavo di aver mantenuto quello che ho mantenuto, quindi sono quasi a febbraio, 4 anni che sono qui, e nonostante ci siano magari persone che mi dicono ma dai, Fede, ma ormai ci sei arrivata, io dico no, io devo continuare, perché se non continuo sono sicura che tra poco potrei dire ah vabbè dai, 4 kg ma si rilasciamo, non importa, sto bene comunque. L'altra cosa che Federica ha avuto tutto il tempo e che è una caratteristica importantissima è la costanza. Io a gennaio, dopo le festività, la Federica era la prima che mi diceva mi metta l'appuntamento per prima. Sì è vero perché ne ho bisogno, cioè io sento il bisogno che delle volte bisogna tornare sulla dritta. E anche se quei 10 giorni di feste natalizie festeggio tutti i giorni senza dimenticarne uno e dormo e basta, dormo e mangio, purtroppo a gennaio bisogna poi tornare a... Non si può aspettare, non posso aspettare. Cosa faccio con i miei abitini? Mica posso regalarmi abitini per comprarne di più grossi, assolutamente no. Quindi bisogna rimettersi in riga. E quindi... Se no esco in mutande. Esattamente. Se no esco in mutande. Non abbiamo alternativa se no. Esatto. Ciao Minutiglia. Ciao Giulia, vi salutiamo nel frattempo. Ciao. Quindi l'alternativa era praticamente ma mutande ho, corro. Infatti quello dice, le programma già gli appuntamenti, no, dopo questo, dopo quest'altro. Esatto, sì, anche dopo le ferie. Anche dopo le ferie, lui dice mi metta lì, al contrario, mentre qualcuno dice no, ci vediamo a febbraio, sono pochi però tendenzialmente, dice no, i primi, perché così subito riesco a capire qual è. Esatto, e questa cosa mi ha aiutato nel corso degli anni, perché il primo anno, a gennaio, quando sono tornata qui, dopo un anno che avevo avuto solo successi, sono tornata a gennaio, mi sono trovata qualche chilo in più e ero un po' disperata, vero? Sì. Ero un po' disperata, ma poi nel giro di qualche settimana, forse 3 settimane, ho voluto subito riprendere un appuntamento dall'appuntamento disperato ed è andata la grande. L'ha preso, ma lei me l'ha chiesto, ma lo voglio ravvicinato. Sì, 3 settimane al massimo perché devo riuscirci e quando faccio così riesco sempre. Bravissima, perché lei si crea degli obiettivi da una alla da quella vado e riesco a gestirle senza pensare va. Sì, vado perché so che devo. Good, e vuoi. Devo e voglio, esatto. Devo perché devo per me, devo. Esattamente, esattamente, quello è il punto di vista, devo e voglio. Quindi, abbiamo delle domande da fare a questa ragazza? Siete curiosi? L'ha detto già tanto, lo so che vi ha dato delle parti, le strategie che lei ha detto, mi raccomando, memorizzatele. Perché lei ha trovato la chiave del successo. Innanzitutto, la prima cosa è stato l'approccio col quale è arrivata qui Federica, perché è arrivata già e dice, io voglio fare questo e quello fa la differenza. E dopo tutte le volte si trovava le sue strategie anche per vincere la pigrizia, quindi non è più un ostacolo. Sì, posso essere pigra e allo stesso tempo seguire l'alimentazione. Anche prima o poi aspettiamo che Federica ci mandi un bel selfie mentre sta andando a camminare, così abbiamo risolto anche un altro. Sì, anche questa cosa me la chiedi da 2 anni. Non è ancora mai. Continua inesorabilmente. E prima o poi arriverà Federica e dice: guarda, però ce la posso fare, perché un anno che mi chiedevi un'intervista e ci siamo riuscite, quindi magari riuscirò a mandarti il selfie. Prova. Mi ha detto prova, ci siete primavera, io le primavera, testimoni. Primavera. Vabbè, dai, dobbiamo aspettare la primavera. Vabbè, tanto considerando fuori ci sono 24 gradi, guarda che in primavera non era così. Però autunno, dai.
migliora l'umore, Federica. Lo so. Ma lo so benissimo, ma non so perché mi manca l'input, lo so benissimo, perché quando facevo attività fisica dopo avevo più energie, avevo più buon umore, avevo più voglia di fare le cose, invece non facendone divento sempre più pigra. Vabbè, ma adesso troviamo. Quindi, e ha detto tutto già Federica, non avete nessuna bella domanda? Vabbè, intanto la faccio io una domanda a Federica, io sto guardando di là e sto guardando di qua. Allora, la domanda che faccio intanto a Federica, allora, tre caratteristiche del tuo percorso, Federica. Guarda che faccia, c'è un mio Dio. Potevi prepararmi. No, le voglio allora, così. La costanza. Ma non solo, perché appunto la velocità nel cucinare i piatti. Bravissima. Perché secondo me questo è un punto di forza infinito, cioè veramente mi ha aiutato tantissimo, perché se avessi dovuto fare delle cose elaborate io non l'avrei fatto, sono sincera. Perché proprio non riesco, non ho voglia e non sono pigra. E poi il sapermi mediare a... qualcosa che magari non avrei dovuto mangiare, perché a volte in questi piatti che mangio sono davvero molto molto si toglie dei begli sfizi, sì, esatto, così. Si togliendo si risvegli. Ma lei ha capito come trarre una soluzione, sì, esatto, sì, perché c'è una soluzione, di sicuro non bisogna deprimersi, anzi bisogna mangiarlo volentieri il piatto che si vuole mangiare, ma proprio gustarselo. E poi dopodiché non bisogna sentirsi in colpa, ma bisogna dire cavolo, non importa, da domani sono sicura che anche se ci metto 2 giorni a smaltirlo, a volte così, non importa, che fa? Aspetto 2 giorni per essere di nuovo quella che ero. Anche perché quel peso, se ti pesi subito dopo quell'extra, delle volte è un peso fittizio. Sì, non è esatto, un peso che poi comunque non va bene, insomma, come fai a smaltire una pizza in un giorno, in poche ore? Chiaro che ci va di più, ci vanno almeno 2 giorni. Tanto lei non si pesa, non lo so no, più. No, non mi peso. È una garanzia, mangio quello che voglio, non mi peso, ci penso dopo, quando torno dalla macchina. No, quando io riprendo la mia alimentazione, dopodiché so se quel lavoro già smaltita. Sì, infatti a volte arrivo qui pensando di oddio, mi sa che è andata malissimo, perché 3 giorni fa ho mangiato una lasagna che aveva solo besciamella e prosciutto, e quindi dico così alla macchina, invece poi salgo sulla bilancia e lei mi dice guarda Federica, no, io non la vedo proprio la lasagna, forse il giorno dopo hai fatto bene. Probabilmente il giorno dopo l'ha già rimediato e qui non abbiamo più questo approccio. Allora, e non abbiamo più... E sensi di colpa? Ogni tanto, raramente, quando proprio so che magari sia a pranzo che a cena, magari ho mangiato la lasagna, per esempio, lasagna e pizza, magari qualche senso di colpa mi viene, però il giorno dopo già l'ho azzerato. Quindi sul momento sì, mi viene. Cioè, però, oddio, cosa sto facendo? Oddio, mi sa che sto sbagliando. E quel senso di colpa mi fa prendere il bis, in realtà. Brava, mi fa prendere il bis, perché dico vabbè ormai l'ho fatto, non importa, prendo il bis. E dopo? No, poi il giorno dopo quasi non ci ho più pensato, se l'ho digerito non ci ho più pensato. Non è... ha detto un'altra cosa importante, quel senso di colpa mi fa prendere il bis. Sì, mi fa prendere il bis, perché dico tanto ormai l'ho fatto, non ho sbagliato ormai, ma sì, mangio anche il dolce, pazienza. Adesso voglio la risposta di voi a casa, anche a voi succede? Chi risponde prima? C'è Marilena, c'è Concetta, c'è Maria, c'è Cinzia. Chi risponde? C'è Tania, c'è Sara, c'è Graziella. Chi ci dà subito una risposta su questa cosa? Vediamo chi è più veloce. Devo sdoppiarmi. Sì. Ci siete? Diamogli il tempo di scrivere, vediamo chi è più veloce, dai. La più veloce? Chi sarà? Facebook o Instagram? Facebook. Sì. È arrivato prima. Bene, non sono sola. Bravissima, per questo lo dicevo. È arrivata già un primo messaggio che dice sì, non sei da sola. No. E su Instagram non c'è nessuno che ci dà una risposta? Sì, ci sono, sta scrivendo qualcuno. Mi è capitato. Dici, tanto ormai l'ho mangiato, pazienza, che sarà mai se ne mangio un altro piatto? Magari anche più abbondante. Beh, tanto ormai, pazienza, non avrei dovuto, ormai lo fa. Per alcuni aspetti incide più quel tanto ormai che la tua prima fetta di lasagna. È vero, perché se fossi soddisfatta della prima non avrei neanche bisogno di prendere la seconda. Senza quel senso di colpa la vivresti diversamente. Allora, quindi, abbiamo questo bel racconto, salutiamo nel frattempo tutti i partecipanti da casa.
Noi vi diciamo grazie a Federica. Grazie a te. Avete visto perché era importante che voi avessi qui Federica? Ora corro a mangiare la frutta. Brava. Corro a mangiare la frutta. Tanto più quando ci sono degli altri quando no, tu fai la notte. Eh sì, questa settimana notte, quindi è importantissimo che io ora mangi qualcosa, se no stanotte probabilmente ordino un panino. Esatto, se no avrò fame dopo. Allora, quindi noi vi salutiamo, ringraziamo questa bellissima intervista a Federica, ringraziamo chi ha partecipato anche da casa, sia su Instagram che su Facebook. Allora, questa è la 33esima puntata quest'oggi, quindi direi, dove sono le altre 32? Prima cosa, canale, tu le trovi tutte sul mio canale YouTube, Dietista Maria Lucia Macri. C'è scritto il parti da qui, ci sono le rubriche con le interviste delle melotine e dei melotini, quindi io consiglio così, quando sei in macchina, quando devi fare dei tragitti, attiva sul canale YouTube la campanellina così saprai innanzitutto se ho caricato un video. Quando sei in macchina, poco prima, vai su YouTube, carica il primo video, fai play e ottimizza il tempo. Mentre tu fai il tragitto puoi ascoltare quello che dice Federico, quello che dicono gli altri partecipanti, in modo che tu possa gradualmente rimanere sempre in linea con quelle che sono le rubriche. Dopo, sotto, no, vedi qua, qui, c'è il pulsante condividi. Fallo subito, clicca e condividi sulla tua pagina il pulsante, in modo che tutti possano sapere che si perde peso e si mantiene nel tempo solo se tu vai alle radici del problema. Altrimenti con l'effetto yo-yo ne perdi due e dopo, prendi quattro e dopo gradualmente riacquisisci il tutto. Quindi troverai condividi è qui su Facebook ed in alto invece su Instagram. Dopodiché, se hai ascoltato la mia diretta e vuoi dire adesso voglio fare anch'io come Federica, prima cosa clicca sul parti da qui. C'è il link per avere tutte le informazioni per venire in visita da me. Questo non significa che tu debba aspettare del tempo per poterlo fare. Entra subito dentro il mio gruppo Facebook, dottoressa Maria Lucia Macri, Flores alle radici del benessere. Lì troverai delle interviste, le interviste che ho fatto, troverai le mie prossime rubriche settimanali che sono degli approfondimenti sull'alimentazione e troverai più di 300 ricette che puoi iniziare da subito ad applicare. Ricette veloci, come ha detto Federica, che ti permettono di ottimizzare il tempo, perché non è una questione di tempo in fondo. No. Federica riesce a fare. Forse organizzazione. Bravissima. Organizzazione più che il punto di vista tempo. Quindi io adesso vi saluto, concludo. Subito con tutti voi di Facebook, vi saluto e vi ringrazio. E tra un secondo concludiamo anche con voi di Instagram. Facciamo un secondo step. Ok. Adesso vi salutiamo e noi continuiamo la nostra giornata lavorativa. Ciao! Ciao!